Deve essere l'uomo di cui parlava la lettera sull'arena. Maione. Tutte queste... Solo i guerrieri migliori riposano qui. Eroi. Non sono molti. Ma sono gli eroi dell'arena. Coloro che si sono guadagnati una morte onorevole. Gli altri giacciono in fosse anonime lontano da qui. Nessuno ricorda i loro nomi. Quando sarà la tua ora? Meriterai di riposare con gli eroi, Mistios? Meriterò sicuramente di riposare qui, se qualcuno sarà mai abbastanza forte da sconfiggermi. Ho sentito parlare di te e delle tue gesta, Mistios. Impressionante, se è tutto vero. Dipende da quello che hai sentito. Ho sentito molte cose. Un guerriero che vaga per la Grecia. Per alcuni è metà bestia, per altri metà dio. Ma tutti lo chiamano Ombra dell'Aquila. Ho vinto la battaglia delle 100 mani. Dimmi, è tutto vero? Sono tutte vere. E c'è molto altro che non sai. Ottima risposta. Non mi importa se le storie sono vere. Vedo cosa c'è in te. La capacità di fare grandi cose. Il potenziale per diventare leggenda. Io sono Maione. Alexios. Se vuoi vivere davvero, Alexios, se vuoi diventare una leggenda e vincere ricchezze che vanno oltre ogni immaginazione, combatti nella mia arena. Sembra interessante. Bene. Prendi la mia barca e segui la costa di Pefka verso il relitto, fino all'imboccatura della valle. Lì troverai l'ingresso della mia arena Escuro, che gestisce i miei combattenti. Se anche lui vede quello che vedo io in te, avrà di certo di che essere contento.
detto di stare indietro? Orsanto! Dice davvero! Io... Fate l'arco! Non voglio fare male a nessuno! Quando sarà? Cosa che sto per fare? 25 proprio ora! Posso fare qualcosa per te oggi? Le strade sono piene di spie, Mistios. I soldati non se ne accorgono, sono qui da poco. Vanno a casa oppure in guerra. Ma le donne conoscono la gente di questa città. E sei sicura che siano spie? Sì, ho seguito un tizio che si spacciava per un servo. Faceva molte domande e l'ho visto prendere appunti. Da quando i servi scrivono? Quindi vuoi che lo uccida? Sì, la sua morte è l'unica opzione. Puoi contare su di me. Bene, fai in fretta, ti prego. Lascia che ci pensi io.
Abro ci lavora tutta la notte. Sei la mia priorità. Stammi vicino. Perché? Questa è fatta. Sono pronto per 2/3 di tutto ciò.
Allora affronterai il Minotauro! Su un Minotauro che si rispetti, vivrebbe alla To. Invece sì. Qui? Sì. Intendi alla To? Sì. Questa la To? Ti assicuro che il mostro vive qui e che cerca avversari coraggiosi da affrontare. Se ucciderai il Minotauro, tu sarai il nuovo Teseo! E ti porterai a casa il premio di Pefka! Il tuo Minotauro morirà. Pare che abbiamo un nuovo concorrente! È ora delle prove del Minotauro! Le prove preliminari. Hai appena detto prove preliminari del Minotauro. Per affrontare il Minotauro, devi prima dimostrarti all'altezza completando 3 prove eroiche. Non possiamo lasciare che dei novellini corrano incontro alla morte. Regole di Pefka. In cosa consistono esattamente le prove preliminari? C'è la prova della forza, in cui devi affrontare il guerriero più forte di tutta Creta. La prova di precisione, che solo chi ha una vista perfetta può superare. E la prova di resistenza, in cui il tuo avversario sarà l'acqua. C'è una prova di nuoto. È chiaramente un piano per derubarmi. Mistios, io... come puoi anche solo pensare una cosa del genere? Sei una persona orribile. Che cos'è esattamente il premio di Pefka? Beh, le sue ricchezze sconfinate, naturalmente. Ai guerrieri sconfitti dal Minotauro le dracme non servono più. Perciò le accumuliamo in un grande premio che solo il campione che ucciderà la bestia potrà riscuotere. Il tuo grande premio consiste in dracme sottratte ai morti. Mistios, ti prego di credermi. La maggior parte di quel denaro viene donato alla scuola di Latò per i bambini i cui genitori sono stati tragicamente uccisi dal Minotauro. Capisco. Affronterò le tue prove. Prove preliminari? Affronterò le tue prove preliminari, ma poi avrò la testa del Minotauro. Fantastico! Non dimenticare di prendere i gettoni del successo dai maestri delle prove per dimostrare le vittorie. Un altro campione che ci salverà dalle lunghe code di Pefka e dalla costosa mercanzia a tema Minotauro. Ah, lascia che ti presenti mia moglie Core. Una rara bellezza e sempre... sempre esplicita di fronte ai miei nuovi amici. Ti prego, Leandro, ci sono cose più importanti della gloria. Niente è più importante della gloria. Nessuno dedica statue alle persone insignificanti. E mia figlia? È insignificante per te, Mistios? Tua figlia? Amara. È fuggita giorni fa. Sono sicuro che stia bene. Non preoccuparti per Amara. Non ora che hai un Minotauro da uccidere. Grrr! Swish, swish! Lotta! Sangue! Pensa alla fama, Mistios! Pensa a vincere il premio di Pefka! Ti prego, credimi, Mistios. Niente è come sembra Pefka. Risolvere un problema potrebbe eliminarli tutti. Vai, mio leggendario amico! Le prove preliminari del Minotauro ti attendono! Chi di voi mi servono è tutti e forte. 3 i gettoni delle prove. Vi invito a mettervi alla prova! Affrontate i suoi zoccoli insanguinati e le sue corna che affondano nella carne! Conoscete il suo nome, avete sentito il suo ruggito! La bestia, la leggenda, il Minotauro! Sono ammessi... sfidanti per Minotauro. L'acquisto di mercanzia è obbligatorio.
Se mi vedono qui, sono nei guai. E io dovrei crederti perché? È vero, possiamo considerarci fortunati ad avere uno come lui. Muori! Di certo qui il Minotauro è popolare. Visite guidate del Minotauro! Iscrivetevi qui! Scoprite come sconfiggere il possente Minotauro! Uccidete il mostro con quest'arma segreta che tutti i Minotauri hanno! Prenotate ora la visita! Mistios! Ti do il benvenuto a Pefka! Terra del Minotauro e delle famose tuniche del Minotauro! Tuniche! Tuniche del Minotauro! Taglia unica! Non vedo come la stessa taglia possa andare bene a tutti. Io sono Arsenio! Se vuoi sapere come sconfiggere il Minotauro e diventare il guerriero più famoso del mondo greco, sei nel posto giusto! Sei un bravo venditore. Farò la visita guidata. Ma non hai paura che qualcuno rubi le tue famose tuniche del Minotauro? Chi lo farebbe? Sono tuniche per Minotauri! Come vedi dalle statue, il Minotauro è un terribile avversario! Non dimenticare questo consiglio esclusivo! Odia essere infilzato, in particolare dagli oggetti appuntiti! Vai!
pare che sia il suo punto debole. Ammira, una riproduzione esatta del Minotauro. Le sue vere dimensioni possono variare. Dov'è il resto? Sulla collina. È fuggito di mano agli operai mentre lo posizionavano. Due sono rimasti uccisi dalle corna. Beh, più che uccisi, ridotti in poltiglia. Anche le statue del Minotauro sono letali. Oh, niente lo è di più. Dicono che persino Teseo sia stato ucciso da una statua del Minotauro. Ho sentito molte storie sul Minotauro. Di solito parlano di Teseo in toni più eroici. Beh, il livello di istruzione di Sparta non è dei migliori, vero? Tra un po' mi direi che Medusa esiste davvero. Ah, continuiamo la visita. Ehi, a Pefka gli eroi hanno sempre ragione. Di qua. Occhio! Quei massi sono in realtà feci del... Essere appena passato. Minocchio, se si ascolta attentamente, si può sentire il russare sopra il suolo. Un altro consiglio utile che non ti darà nelle altre visite: il Minotauro non è un tipo mattiniero. Fidati, conosco i miei Minotauri. Tutto l'Egeo vengono a Pefka per affrontare il possente Minotauro e avere la sua testa. Finora, lui li ha uccisi tutti. Ma di certo l'elisir di zoccolo di Minotauro appena spremuto ti darà la spinta perfetta per farlo secco. Da dove viene questo elisir di zoccolo di Minotauro? Dagli zoccoli del Minotauro, ovviamente. Lo dice il nome stesso. Cosa fa questo elisir, a parte darmi la spinta perfetta? Dipende. Cosa ti affligge, Mistios? Mal di gola? Ferite che non guariscono? Prurito in zone innominabili? Cura anche il rimpianto di aver seguito inutili visite guidate? Sì. E fammi indovinare, ne hai una boccetta pronta da acquistare? Papà lo diceva sempre, mai uscire di casa senza gli zoccoli tritati di una creatura leggendaria. Non si sa mai quando può servire un po' di elisir di zoccolo di Minotauro. Hai fatto un ottimo acquisto, mio economicamente responsabile amico. Ora seguimi, c'è ancora molto da vedere.